Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi il nuovo video è un video haul, video spacchettamento. In questo periodo sto riuscendo un attimino nei tempi liberi a ritagliarmi lo spazio per qualche video. Sto viaggiando alla grande, speriamo anche di riuscire a pubblicarli con un tempo decente, perché di solito il mio problema non è tanto fare video, ma quanto più montarli, caricarli, non litigare con la connessione per far sì che YouTube carichi i video in tempi decenti, perché a volte ci vogliono anche 3 giorni, insomma, tutta una serie di vicissitudini che purtroppo, oltre alla componente lavorativa, mi hanno portato a lasciare un pochettino da parte tanti video che avevo già girato, quindi speriamo di riuscire a mettermi in pari in modo che giro il giorno dopo un monto o comunque qualche giorno dopo e poi carico sul canale. Male che vada, vedrete dei video con un montaggio molto molto striminzito. Già io non è che faccio grandi cose, ma soprattutto per questo motivo, anche perché ho un computer che ha difficoltà a leggermi molto spesso alcuni formati video, è molto lento, non mi carica i vari file dei filmati per poterli montare, mi si impallano i programmi, non va, quindi veramente vi giuro che io ho buttato via 3 giorni, l'ultima volta 3 giorni, per cercare di montare un video haul di abbigliamento e alla fine non sono riuscita perché mi si continuava a bloccare. Presente quando fa tutto così. E non cap si capisce un cazzo, quindi ditemi voi come si farà a montare un video così. Vabbè, a parte questo, torniamo a noi. Come al solito cerco di stringere perché se no mi diventano dei video lunghissimi come sempre, per quanto mi piace chiacchierare, insomma, a voi credo non importi. Come avrete letto dal titolo, video haul, ecco verde! Sono contentissima di fare questo video. È la prima volta che ordino da questo sito. Avrete visto negli scorsi video che ho pubblicato, sto iniziando ad apprezzare e a dedicarmi, diciamo così, allo skincare, in particolare allo skincare bio. La skincare, diciamo che per me è un po' skincare questa sconosciuta, nel senso che non mi ci sono mai approcciata tanto come ora. Come ho spiegato in altri video, quindi non mi ripeto, sono arrivata ai 30 anni, per cui inizio a sentire l'esigenza di prendermi cura un po' più nello specifico della mia pelle. Per cui mi sono avvicinata al mondo bio, che ho sempre visto come un po' appunto inavvicinabile, come qualcosa di comunque super costoso e di troppo ricercato, che non faceva per me, anche perché magari poco reperibile. Sbagliando perché in realtà esistono tantissimi siti, ma anche, soprattutto e finalmente, tanti negozi che ormai anche supermercati che hanno dei buonissimi prodotti con buon inci. E nei miei scorsi video vi ho mostrato tante cose in realtà acquistate nell'ultimo periodo, tra bio e non bio, ma comunque con prodotti buoni, inci buoni, a bassissimo costo. Per cui veramente. Anche cioè, per qualsiasi persona ci sono tante tante possibilità per avvicinarsi a questo mondo e provare dei prodotti che non costino eccessivamente. Mi sono appunto insomma, scoperto questo sito, l'ho sentito in diversi video, ho visto tantissimi video, tantissime recensioni prima di fare questo ordine, poi presa dalla foga perché c'era una promozione, c'era uno sconto che andava dal 10 al 30% e più su alcuni prodotti selezionati e scadeva esattamente 2 giorni prima rispetto al giorno in cui io ho fatto l'ordine. Quindi ho avuto 2 giorni di fuoco in cui mi sono guardata mentre andavo in macchina, mentre lavavo i piatti, mentre facevo qualsiasi cosa, mi sono guardata video haul, video recensioni per informarmi un po' di più su quello che mi conveniva, avrei voluto poi acquistare dal sito. Piccola premessa, ovviamente io non voglio spendere tanto, quindi per quanto ovviamente sono attratta da brand, da marchi che ho sentito nominare in diversi video e che ovviamente mi sarebbe piaciuto provare, mi sono limitata a dei prodotti che avessero una fascia di prezzo media-bassa, più bassa che media. Quindi era il mio primo ordine, non volevo esagerare, ho detto cerchiamo di arrivare al
alla spesa minima, insomma, per avere le spese di spedizione gratuite, anche se in realtà io continuavo a mettere nel carrello, tant'è che il carrello, la spesa è andata su non so di quanto, e poi ho dovuto togliere, e sono andata ad esclusione. Quindi ci ho ficcato dentro tutto quello che mi piaceva e che mi interessava. Ho poi creato, vabbè, una playlist e ho diviso le playlist per categoria, tipo che ne so, con tornocchi, sieri e quant'altro, in modo poi da avere un'idea, diciamo, di quello che mi serviva e che volevo acquistare e di questi che cosa poi scegliere a seconda dei prezzi e delle recensioni avute. Quindi ho scelto dei prodotti che ora vado a mostrarvi. Volevo dirvi qualcos'altro, fatemi pensare un attimino. Sto pensando che cosa volevo dirvi. C'era qualcos'altro che volevo farvi notare? Boh, non mi ricordo. Calcolate che c'erano tantissimi prodotti che avrei voluto appunto acquistare, ma ho voluto aspettare perché molti non erano comunque, come si dice, molti dei prodotti che comunque non mi interessavano non avevano uno sconto consistente, quindi avevano magari lo sconto del 10% per esempio, quindi ho pensato magari di aspettare, di informarvi un pochettino di più perché vi ripeto, ho letto e guardato video e recensioni veramente in modo veloce, anche se ho cercato di approfondire il più possibile, però su alcune cose non ero completamente convinta, soprattutto perché non erano cose da 2-3 euro che dici vabbè, so quello che ho speso, ma magari erano prodotti un pochettino più costosi e quindi avevo bisogno, oltre che di maggiore informazione, di farmi un'idea più approfondita, ho sperato e ho pensato anche che magari in un futuro, oltre ad avere una visione più chiara io di tutto quanto, avrei potuto trovare altre scontistiche, per cui approfittare in un secondo momento di altre promozioni su magari dei brand specifici, perché vedo che il sito comunque fa, oltre che sconti generali, anche magari sconti su determinati, brand. E quindi ho detto, per ora va bene così, poi vediamo, insomma. Allora, quindi spacchettiamo, il tutto mi è arrivato in questa scatola, con l'insolito smile che ho visto in tanti, video. Io me lo sono fatta recapitare al lavoro e calcolate che ho fatto l'ordine giovedì, oggi siamo a martedì, è arrivato però ieri. Allora, iniziamo subito. Qui ben impacchettato c'è l'olio di mandorle. So già, immagino insomma che sia questo. Esatto. Eccolo qui, olio di mandorle dolci. Questi sono 100 ml, sono del marchio Thea Natura, eccolo qui. E vabbè, ovviamente un prodotto naturale, tutte quante cose. Ha una scadenza di 12 mesi, quindi sono molto contenta che non siano 6 mesi perché credo che non lo terminerò mai in 6 mesi. E ho voluto prendere questa boccettina che tra l'altro mi immaginavo più grande, sinceramente, se posso dire la mia. Dal sito ovviamente ti fai un'idea delle cose e poi le vedi e non sono proprio come te l'immaginavi. Questo me lo immaginavo un pochettino più grande, anche se ovviamente gli ml sono scritti, però vabbè. Allora, questo l'ho pagato, controllo sul sito perché non ricordo. In realtà credo meno, ma non c'è una bolla dentro. È sotto tutto, vabbè. 3,99 ma era scontato, dopo i prezzi ve li ripeto tutti alla fine perché la bolla è sotto. E perché l'ho preso? Principalmente io l'ho preso perché sono un pochettino anche in fissa con gli oli essenziali, anche se in realtà non li ho acquistati, perché mi sto informando e sto ancora valutando bene quali, dove, quando e perché. Però ho voluto acquistare questo sia in previsione dell'estate per preparare la mia pelle che inizia ad avere un po' di smagliature perché io faccio un po' mi allargo, mi stringo un pochettino, no? Tra tutte le stagioni e inizio ad avere delle smagliature che ho notato sulle cosce, oltre a vabbè, cellulite, ma quello è un altro discorso. Quindi so che appunto l'olio di mandorle è uno degli oli più usati per
per smagliature, cicatrici, per dare elasticità alla pelle. E quindi voglio provare a prendere l'abitudine di utilizzarlo finita la doccia, quindi a corpo bagnato, umido, perché io odio mettere la crema, odio incremarmi il corpo, così come lo odiavo per il viso, spero che magari mi venga questo spritz di non lo so, di volontà improvvisa, che mi piaccia anche incremarmi il corpo, ma io non credo. E quindi ho pensato che l'olio fosse una cosa un pochettino più pratica, perché va usato meglio se usato comunque per farlo asciugare prima su corpo umido e quindi uscita dalla doccia. Pre anche trattamenti, eventualmente creme o quant'altro, sempre appunto anticellulite e così, da usare sui capelli, visto appunto la situazione un pochettino tragica dei miei capelli, per fare degli impacchi pre-shampoo, visto che ho delle maschere che si fanno poi, volevo provare a fare anche degli impacchi con l'olio prima, quindi da utilizzare sui capelli, e da utilizzare anche come olio veicolante nel caso decidessi di acquistare degli oli essenziali diversi da quelli che io ho, che credo non siano molto essenziali, che sono quello di lavanda, di arancio, sì, di arancio, vabbè, stavo pensando se dolce, se amaro, se di fiori, vabbè, comunque sono quelli che vi ho fatto vedere, che ho acquistato ADM, mi devo ancora informare bene in realtà dell'incidi di questi, ve ne avevo parlato in quel video, non sono certa che siano puri completamente al 100% no, ma che gli ingredienti siano effettivamente ingredienti che mi permettano di applicarli sulla pelle. Se così fosse, comunque mi serve un prodotto che fosse il gel d'aloe, che anche quello ho intenzione di acquistare, perché comunque io amo l'aloe in tutte le sue forme e ho parecchi prodotti con l'aloe e adesso iniziano a scarseggiare, quindi comunque rivoglio qualcosa all'aloe, ma con calma. In questo video ho pensato di acquistare appunto l'olio di mandorle dolci. 100 ml, ripeto, mi aspettavo fosse più grande, però il prezzo credo sia buonissimo, perché se non sbaglio la mia confezione sempre di olio le mandorle di Omia l'avevo pagato, no, l'avevo pagato meno perché era in offerta, cazzata sto dicendo, comunque è più piccolina la confezione se non sbaglio. Vabbè, verificherò tutto quanto. Questo video spacchettamento sta diventando come al solito lunghissimo, quindi cerco di andare più veloce. Poi ho preso due prodotti di un brand non tanto famoso, non tanto conosciuto e chiacchierato, tant'è che io non ho trovato praticamente nessun video recensione su YouTube, ma li ho acquistati lo stesso. E sono di questa marca Fanatic. Mi piace tantissimo il packaging e è un brand francese relativamente nuovo. Nuovo sicuramente in Italia perché, ripeto, non ho visto molte recensioni, mentre ovviamente ho visto tantissime recensioni in francese, ovviamente. È un marchio anche questo bio, certificato, eccolo qui. E ho preso, vabbè, prima di tutto diciamo che di questa sono rimasta non delusa di più, perché sono 50 ml, ma anche questo mi sembra minuscolo, cioè proprio mi sembra veramente, veramente, veramente piccolo, quindi non me lo aspettavo così piccolo, perché va bene i 50 ml, ma ho altre cose da 50 ml, adesso non ho nulla a portata di mano, ma tipo, non so, questo che cos'è? 50 ml, ok, questa vabbè, una BB Cream S che ha la mia età praticamente a momenti, no, vabbè, però comunque sono 50 ml, come tutte, diciamo, la maggior parte delle creme in viso. Questo qui mi sembra un po' più vicino per essere un 50 ml. Oh, è molto molto pressato all'interno, vedete? Vabbè, comunque, speriamo che almeno il contenuto abbia un buon valore, ecco. E poi ho preso l'acqua micellare. Questi mi direte, ma perché se hai guardato tanti video e non hai trovato recensione su questi e hai preso questi prodotti? Allora, diciamo che quando ho inserito tutto quello che volevo nell'ordine, quando ho tolto, diciamo, quello che volevo aspettare ad acquistare perché o non ero convinta o costava troppo o aveva una percentuale di sconto troppo bassa per approfittarne proprio in quel momento, perché non volevo spendere comunque più di 50 euro, calcolate che ho speso 48 euro circa, mi sono detta ok, però visto che c'è la promozione, perché non approfittiamo
delle cose che sono maggiormente scontate. Per cui ho fatto una ricerca al contrario. Al posto che andare a cercare io le cose che mi interessavano, sono andata direttamente nel reparto dei prodotti scontati al 30 e li ho fatti passare più o meno tutti, cercando di individuare quello che poteva incuriosirmi, fare per me a seconda del prezzo di quello che volevo. Quindi cosa ho fatto? Sono andata a vedere i prodotti che avevano uno sconto del 30% sul sito per vedere se c'era qualcosa che mi poteva interessare e non farmi perdere quell'occasione. Dato che comunque ero arrivata alle spese di spedizione gratuite, ho detto vabbè dai, approfittiamone. Mi ero dato un budget minimo di 50 euro, non di più, perché comunque ho avuto anche altre spese, ho preso tanta roba e insomma ne ho spese di soldi, per cui ho detto massimo 50. Ho visto che riuscivo a inserire questi due prodotti e arrivare a 48, per cui ho deciso di acquistarli. Questo marchio Fanetic fa due linee, tre linee, scusate, di prodotti. Una linea chiamata Etreado, adesso io la pronuncia non sono certa che sia quella corretta, comunque una linea diciamo per le pelli più giovani. Io non ho scelto i prodotti in base a quell'indicazione perché davano prodotti per pelli giovani, pure giovanissime, per le adolescenti, per le pelli dai 20 anni in su e per le pelli dai 30 anni in su. Se io avessi dovuto scegliere a seconda di quella classificazione, avrei dovuto prendere i prodotti dell'ultima linea, mentre in realtà ho preso un prodotto di quella per le giovanissime e un prodotto per quella dei 20 anni. Perché ho fatto questa scelta? Perché i prodotti, quelli appunto per le giovanissime, sono prodotti principalmente che vanno a curare le impurità, quindi per pelli un po' impure, con sebo, che tendono a lucidarsi, quindi questo tipo di pelle grasse, miste, diciamo così. La linea invece dei 20 anni è una linea che va ad agire sulla luminosità della pelle, sulle prime rughe, sulla radiosità, sulla tonicità, sull'equilibrio della pelle. E quindi ho deciso di prendere acqua micellare per le pelli un pochettino più pure e invece una crema idratante per illuminare, per le pelli non proprio appunto così, così impure. Questo perché diciamo che ho fatto dei calcoli a seconda delle cose che comunque ho a casa, sia come struccanti che come creme, e quindi ho fatto questa scelta, che comunque spero che anche come combo possa andare bene. Vi leggo un attimino due o tre caratteristiche, lo devo fare dal sito perché purtroppo da qui non ci capisco niente. Vi posso solo dire che l'acqua micellare sono 200 ml ha un PAO di 6 mesi e invece la crema sono 50 ml, anche questa ha un PAO di 6 mesi. Allora, vi dico un attimino. Per quanto riguarda l'acqua micellare che ho pagato al posto che 6,99, 4 e qualcosa, allora è antibatterico e idratante, bilancia il sebo, astringente e antiassolante con estratto di pompelmo, ok? Sul sito poi trovate tutte le varie caratteristiche di ogni ingrediente, quindi l'estratto di pompelmo è epacizzante, bilanciante, bla bla bla. L'estratto di limone biologico, un agente astringente antibatterico, la salvia biologica, anche quella contro l'acne e la pelle impura, rinfresca, protegge, eccetera. La glicerina naturale è una sostanza invece come agente idratante, insomma, eccetera, eccetera. E dice il 98,9% degli ingredienti di questo prodotto sono di origine naturale. Il 10,9% degli ingredienti di questo prodotto provengono da agricoltura biologica certificata. Mentre adesso andiamo alla crema, che è della linea Voir 20 Ans, è appunto una crema giorno, costava 9,99, l'ho pagata, aspettate, ve lo dico, 6,99. E ripeto, mi è sembrata un po' piccoletta come confezioni, però sono i 50 ml classici, quindi vabbè.
Allora, rigenerante e antiossidante, effetto mattificante, quindi comunque aveva delle caratteristiche che andavano bene per il mio tipo di pelle, perché sto cercando di renderla più pura possibile, ma non voglio neanche andare a seccarla troppo, perché comunque adesso viene anche l'estate, quindi generalmente un pochettino mi si secca. Sta iniziando a cambiare come pelle, ci sono dei punti dove è più secca, dei punti in cui si lucida tantissimo. Insomma, è una pelle mista. Quindi, avendo letto che comunque questa crema aveva un effetto mattificante, mi ispirava, e comunque rigenerante, antiossidante, per un colorito uniforme, anche questa era una cosa che io voglio, perché io tendo a, se mi vedete struccata, ad avere delle macchie della pelle, delle macchiette rosse, e a non avere un colorito uniforme. Quindi il fatto che questa crema faccia questo a me piace, ed è quello che voglio fondamentalmente da una crema anche. Sì, che mi purifichi, mi opacizzi, mi idrati, ma che il risultato finale vorrei che fosse che a livello visivo da struccata ho un incarnato uniforme, che sembri sano, ecco. Ha il profumo di fiori d'arancio, che non guasta mai, insomma, adoro l'arancio, per cui dice che appunto una pelle per pelli giovani da 20 anni in su, però ripeto, secondo me è una classificazione un po' riduttiva, quindi non sceglierei mai un prodotto perché mi dice questa cosa, vado a scegliere per le caratteristiche che ha, quindi io credo che questo non sia in nessun modo un problema, ecco. Ha estratto di pesca, che è noto per le sue proprietà idratanti e rivitalizzanti, lenisce l'epidermide, rende la pelle morbida, rilassata, riposata, eccetera eccetera. Idrolato di menta bio, che è stimolante, tonificante, rinfrescante. Fiori d'arancio bio, che è un ingrediente rigenerante, calmante, lenitivo. Orzo biologico, glicerina naturale, estratto di malto, polvere di aloe vera bio, vitamina E, burro di karité bio, olio di girasole, cera d'api, insomma, chi più ne ha più ne metta. La descrizione di questi prodotti sul sito mi hanno incuriosito, quindi convinta dal fatto che ci fosse il 30% di sconto, ho voluto provarli. Questa è stata l'acquisto più a scatola chiusa che ho fatto, diciamo così. Poi, ho preso un olietto. C'erano tantissime cose che volevo di questo brand, che è Kadee, che è uno comunque di quelli che ho più sentito, ecco, per quanto riguarda gli oli, soprattutto quello per i capelli, per le maschere. Però non ho voluto appunto esagerare, per cui ho per ora, per il momento, preferito prendere solo questo. Olio per i capelli costava comunque un pochettino, ho preferito prendere quello di mandorle, vedremo insomma come mi ci trovo e vedremo se magari in un prossimo ordine, se lo trovo un pochettino più scontato, decido di prendere anche l'olio Kadee, così come qualche maschera. C'erano davvero tante cose che mi incuriosivano. Però ho dovuto fare delle scelte. Ora non vi sto a giustificare ogni mia scelta, a spiegarvela tutta nel dettaglio, ma ci ho pensato e ripensato e alla fine ho ottenuto questo olietto. Sono Ayurvedic Face and Body Oil Pink Lotus, per combination skin, quindi va bene per le pelli miste. All'interno di quest'olio, che non è un olio essenziale puro, quindi non è lo essenziale di fiore di loto, ma è un mix di oli tra lavanda, Yang Ylang e altra roba. Adesso lo guardo meglio sul sito. Comunque, qua avete tutto il link, c'è tutto sul sito, lo trovate. Vi faccio vedere, sono 100. 10 ml, quindi la versione mini size, perché quella grande costava molto di più. Eccola qui. Eccola qui. La scadenza. Dove c'è scritto? È scritto piccolissimo, non capisco. Io leggo 22, ma è impossibile, sarà 12. È scritto talmente piccolo che non riesco veramente a leggerlo. Comunque, vabbè, cercherò di consumarlo in 12 mesi perché dubito che sia 24. Comunque, questo qua. Ah, ecco, 7/2019 invece è riportato qua. Sì, quindi circa un anno, diciamo così, anche se non siamo a luglio. Però, vabbè, circa un anno.
La boccettina è fatta così, molto minima, è più carina, diciamo, la confezione esterna. Sono molto carine i packaging comunque di questi prodotti, soprattutto delle maschere, sono molto carine, però non è che si sceglie un prodotto solo per i packaging. Oddio, anche, ma non solo. E vi vado a leggere un attimino le proprietà di questo olio viso e corpo e il perché mi ha incuriosito tanto. Questo l'ho pagato 2,99, non era scontato se non sbaglio, forse poco scontato. Dopo comunque vi confermo con la bolla. E mentre il 100 ml viene per esempio 9,99. Non è un prezzo esagerato per 100 ml, comunque è un buonissimo prezzo, però volevo prima cercare di provare la versione piccolina. Effetto rassodante per una pelle dal colorito uniforme, quindi torniamo a un altro dei miei obiettivi. E 100% vegetale, vegan, vabbè. Allora, fiori di loto rosa formano una simbiosi con la centella, la corteccia d'albero banyan e mangita e gli oli rigeneranti come il neem, che ho già in altri struccanti, quindi perfetto, le germe di riso e semi di carota. Gli oli essenziali schiariscono la pelle, regolano la produzione di sebo, riducono i brufoli e gli arrossamenti. Speriamo bene. La corteccia di banyan, che non so cosa sia, supporta il metabolismo naturale della pelle e riequilibra la produzione di sebo. Ottimo, la centella ha un effetto rassodante rigenerante e il mangista, che non so cosa sia, purifica la pelle e stimola la naturale rigenerazione della pelle. Poi si può usare per aromaterapia. Ah, e quindi ha lavanda, Yang Ylang e cedro dell'Himalaya che sollevano l'umore e abbassano il livello di stress emotivo. Poi profumo, vabbè, floreale, dolce, legnoso, balsamico. Si può appunto usare sulla pelle per dei massaggi. Allora, schiarisce la pelle, regola la produzione di sebo, riduce brufoli e arrossamenti. Supporta il metabolismo naturale della pelle e riequilibra la produzione di sebo. Ha un effetto rassodante e rigenerante, purifica la pelle e stimola naturale rigenerazione. Quindi sia su viso che su corpo, da quello che promette qui, ovviamente sembra fare miracoli. Quindi vediamo un attimino come è. Ho preso ovviamente per non esagerare il 10 ml. Per 10 ml direi che il prezzo non è male, perché comunque bene o male lo si trova a questi prezzi. Come vi dicevo, io la data di scadenza non la riesco neanche a leggere. Credo siano 12 mesi, quindi non sono 6, non è male neanche questo come cosa. Insomma, lo proverò sia su viso che su corpo e vediamo come mi sono trovata. L'unica cosa di cui non sono molto, ho il dubbio, dovrei leggermi bene quello che c'è scritto qui, è se si mette direttamente sulla pelle o se bisogna appunto mischiarlo a qualcos'altro. Perché gli oli essenziali, da quello che so, non si usano puri. Però probabilmente questi, sì. Allora, lavanda, Yang Ylang e cedro dell'Himalaya. Dice applicare il prodotto sulla pelle con un leggero massaggio. Applicare successivamente l'acqua di rose cadì. Vabbè, loro ci fanno il loro ricamino, però sempre l'acqua di rose ritorna. E a proposito di acqua di rose, ho acquistato degli idrolati. Ah, aspettate, prima vi dico, no, i prezzi precisi degli altri ve li avevo già detti. Ho acquistato degli idrolati. Allora, sono un po' entrata in fissa con gli idrolati. Ho scoperto questo magnifico mondo. Ero già molto, come si dice, affascinata dagli oli essenziali. E infatti vi ho detto, sto valutando quali acquistare, da dove acquistarli, di che marca, quali scegliere, eccetera, eccetera. Perché comunque hanno talmente tante proprietà quasi magiche, diciamo così, che effettivamente sono un prodotto che mi incuriosisce e che vorrei avere in casa. È anche vero che è un po' più complicato utilizzarli, nel senso che a meno che li utilizzate per l'aromaterapia, quindi semplicemente mischiati con l'acqua nel diffusore, l'utilizzo sulla pelle o sul corpo o sui capelli richiede un po' più di accortezza. Mentre gli idrolati sono praticamente distillati delle stesse piante da cui derivano gli oli essenziali. Per cui a livello, diciamo,
cosmetico e a livello, cioè, sono meno, tra virgolette, pericolosi, meno difficili da gestire, diciamo così, anche se altrettanto delicati, tant'è che anche questi devono essere conservati in luogo fresco, asciutto e buio. E anche in questo caso la boccettina è scura. Pensavo fosse una boccettina di vetro, invece è plastica, ma questo in realtà non mi dispiace perché sono più leggeri, maneggevoli. Io ho meno paura di romperli, quindi a me che non sia di vetro in realtà poco dispiace. Mi sto veramente documentando sui vari utilizzi degli idrolati, che fondamentalmente l'utilizzo principale che se ne fa per la cura della pelle, quindi per la bellezza delle donne, vengono considerati proprio una sorta di elisir di bellezza per tutte le donne, e non solo donne, è quello di utilizzarli come dei tonici, quindi sia versati su un dischetto di cotone e applicati sul viso come se fossero dei tonici, sia per esempio c'erano dei brand tipo Biopark, sempre sul sito di Eccoverde, che costava leggermente di più, quindi ho preferito questi, ho scelto questi. Comunque c'era quel tipo di... c'erano alcuni brand che vendevano anche lo spruzzino da inserire in modo da spruzzarli direttamente sul viso. Sicuramente avrò qualche spruzzino in giro qua per la camera, per casa, poco ma sicuro, per cui proverò anche questo modo e proverò sicuramente anche a mischiarli tra di loro, sia per avere un'essenza profumata diversa, sia per unire i molteplici usi, le molteplici proprietà di questi prodotti, di questi Quindi, idrolati. Incuriosita da questo magnifico mondo di questi elisir di bellezza, ho deciso appunto di acquistarne. In realtà avevo riempito il carrello, poi ho appunto smembrato un pochettino e sono arrivata a sceglierne tre, anche se ce ne sono già altri che mi interessano, tipo la lavanda e i fiori d'arancio, che ho sentito buonissime recensioni. Tra i vari idrolati disponibili sul sito, io ho scelto quelli di La Saponaria perché tra tutti erano quelli che costavano meno, quindi non conoscendo comunque il tipo di prodotto, come tutte le cose ho cercato il meglio, ma più economico, e ho preso l'idrolato di rosa, che appunto mi tornerà utile per tantissime cose, perché appunto, come sappiamo, ha tantissime proprietà. Come dicevo, posso pensare di mischiarlo con altri idrolati, mischiarlo con degli oli, andare a applicarlo col dischetto di cotone come se fosse un tonico, piuttosto che spruzzarlo su tutto il viso. Adesso mi studierò i molteplici utilizzi e vedrò cosa farne. Vi vado a dire due o tre caratteristiche, giusto per darvi qualche nozione in più, perché io non ho memoria, ma proprio due. Allora, ho pagato 3,49 euro per 100 ml. Quindi ci sta, diciamo, come prezzo. Dice che è ideale anche per i capelli. È un distillato, vabbè, a vapore, senza alcol, vegan. Purifica e rinfresca la pelle, attenuando le piccole rughe, quindi è idratante, va bene sia per pelle matura, secca e sensibile. E quindi, diciamo, è sì, idratante e antirughe, ecco, quindi, e va benissimo per la pelle sensibile. Mi piace tantissimo anche l'odore di rosa, per cui credo che sia fantastico, non vedo l'ora di provarlo. Poi ho preso quello di rosmarino, che anche questo aveva delle proprietà che mi ispiravano tantissimo. Ah, la scadenza, non ve l'ho detto, è segnata qui ed è a una data specifica, in questo caso è marzo 2020, quindi ci sta 2 anni, un po' di tempo, mi piace come cosa, così che non devo stare con l'acqua alla gola per cercare di terminarli. Dermopurificante antiforfora senza alcol vegan, quindi ottimo. Poi sul sito trovate tutte le varie caratteristiche, non ve le sto a elencare adesso, vi farò magari una recensione più approfondita dopo un po' di che lo sto utilizzando. E infine l'idrolato di elicrisio. E mi direte voi perché hai scelto l'idrolato di elicrisio con tutte le cose interessanti che c'erano? Che cazzo fa l'elicrisio? Chi l'ha mai sentito? Beh, sono rimasta estasiata quando ho letto tutte le molteplici proprietà che ha, perché tra tutti gli idrolati era quello che aveva più poteri. La cosa che mi ha stupito di più è che contrasta le occhiaie. È ideale per la pelle con cuperose, quindi va benissimo per me che appunto tendo ad arrossarmi, e veramente ha tantissime, tantissime proprietà. Quando ho letto ho detto no, questo lo voglio, lo devo avere.
Per cui insomma ho scelto questo. L'unica cosa che forse non mi piacerà è l'odore perché ho sentito dire che è un po' forte, un po' erbace, un po'. Vabbè, proverò. Adesso non lo apro subito perché non voglio, insomma, come si dice, infettare il prodotto. Comunque, quando lo userò, lo aprirò e lo proverò, vi farò sapere meglio. Tutti pagati sui 3 euro e qualcosa, eh. Dov'è? Idrolato di licrisio 3,14, rosmarino 3,14, rosa 3,14. C'era anche qualcosa che costava sui 2, erano scontati del 10%, quindi comunque li trovate a un ottimo prezzo sul sito. Poi ho preso un contorno occhi, ho scelto questo di Delidea. Diciamo che ho scelto delle marche che, di cui ho sentito parlare bene, ma che sono anche tra quelle più economiche. Di Delidea mi ispiravano anche le creme, ma ho preferito scegliere, volevo un contorno occhi e una crema. Ho preferito scegliere la crema di un altro brand che poi vi faccio vedere e ho scelto invece di questa il contorno occhi. Questo è un contorno occhi per borse e occhiaie con vitis e melograno. È rivitalizzante, da quello che dice, e va bene per pelli da giovani a mature. È ovviamente un prodotto bio e una cosa che mi ha stupito, che ho letto sul, come si dice, sul sito e anche da alcune, insomma, recensioni, che è leggermente colorato. Questa cosa in realtà non serve perché va a correggere, cioè magari loro ci hanno tentato, ma dalle recensioni che ho sentito non è assolutamente un contorno occhi che fa da correttore, quindi non sostituisce assolutamente il correttore. Però va bene perché tanto non importa, cioè una volta steso dicono diventa quasi invisibile, io comunque è un prodotto che voglio utilizzare per il giorno, quindi se mi aggiunge un pochettino di coprenza agli occhiai va più che bene. Il prodotto è fatto così, quindi simpatica la confezione con questo erogatore che si schiaccia ed esce il prodotto. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, non mi ricordo se l'avevo già appurata prima o se mi sono accorta solo ora guardando il prodotto, sono 10 ml. Quindi non i non i 15 classici dei contorni occhi, diciamo. E il prezzo non è bassissimo, ma è comunque tra i più bassi, quindi è per questo che alla fine ho scelto questo prodotto e perché, vabbè, non è la motivazione giusta in realtà, però ci sta come cosa. All'interno delle confezioni dell'idea loro ti mettono sempre un campioncino di un loro prodotto per provarla. Io trovo che sia una cosa molto carina, anche se ho già aperto un altro prodotto dell'idea che poi vi faccio vedere e lì non c'è, quindi sono rimasta un po' perplessa, perché ho detto, ma come mai? Non lo so, vabbè. Come campioncino insieme al contorno occhi ho trovato questa DD Cream, quindi una crema protettiva alla passiflora per pelli sensibili e arrossate. Questa qui che proveremo, non ho idea, non ho neanche capito se è colorata o cosa. Credo che abbia fatto riprotezione solare e perché dice se si desidera maggiore coprenza ricorrere ad una seconda applicazione, quindi questo mi fa pensare che sia effettivamente una crema colorata. Bah, vedremo. Ovviamente questo è uno spacchettamento di tutto quanto, ne riparleremo poi. Poi, come crema viso, invece, ho preso questa di Lavera. Lavera è un brand tedesco che infatti trovate anche da DM, ma io DM ho lasciato perdere, non ce l'ho neanche guardato proprio. Perché mi sono concentrata su altro, come ben sapete, e ho visto che la vendono anche in alcuni OVS, però anche lì i prezzi mi sembravano un po' altini, per cui finora ho lasciato perdere. A questo giro mi ha incuriosito e quindi ho deciso di acquistarla. È una crema viso 50 ml, vi faccio vedere la confezione, fatta così. Il tutto sulla scatola è scritto in tedesco, quindi non ne ho idea, ma vi posso dire che è alla menta e andiamo a leggerci velocemente due o tre cose, è ovviamente sempre per il mio tipo di pelle, quindi è un fluido, diciamo, uniformante, antipunti neri. Allora, fornisce idratazione e va bene, per una pelle liscia uniforme e va bene, quello che cerco, riduce brufoli e punti neri, quindi perfetto, è esattamente quello che io cerco in questo momento, quindi speriamo che faccia il suo dovere, vi farò sapere. Per finire, o meglio quasi,
gommage corpo intensivo, quindi un prodotto sempre dell'Idea ed è l'unico prodotto corpo che ho acquistato. Questo è praticamente un esfoliante, una sorta di scrub per le gambe, per la pelle a buccia d'arancia, lievitante, attivante, quindi diciamo che è un prodotto da utilizzare subito dopo aver fatto la doccia o comunque sotto la doccia, diciamo, sulle gambe facendo dei massaggi e va a preparare, anche grazie all'azione del massaggio, la circolazione, va a preparare diciamo, le gambe per i trattamenti successivi anticellulite. Io l'ho preso da utilizzare appunto così sotto la doccia perché sapete che odio tutto, appunto, come dicevo prima, tutto quello che va a spalmarsi sul corpo, non mi piace, mi dà noia, non lo faccio mai. Quindi l'idea di avere un prodotto che mi aiuti per il mio problema della cellulite sotto la doccia mi sembrava ottimo. E l'ho preso da abbinare, quindi da usare in combo con l'olio anticellulite di Alverde, che vi ho mostrato appunto nel video specifico di Alverde. Anche perché appunto dice che prepara la pelle per i trattamenti successivi specifici, quindi insomma speriamo. Questo qui, vi faccio vedere la confezione e appunto qua all'interno in realtà non ho trovato nessun campioncino. La confezione è questa qui, 150 ml. Vi dico un attimino i prezzi. Allora, il gommage era scontato, non mi ricordo di quanto, l'ho pagato 7,91, quindi comunque un buon prezzo per 120 ml di prodotto. La lavera fluido uniformante l'ho pagata 7,19, anche qui va bene per una crema viso 50 ml questo prezzo, considerando che bio ci sta. Ovviamente se facciamo un paragone con questo che è 120 ml è ovvio che questo è più conveniente, infatti questo mi pare fosse scontato del 30, mentre questo 10 o 20, adesso non ricordo. E il contorno occhi dell'Idea Vitis e Melograno Bio 5,59. Ecco, questo forse è la cosa che in relazione alla quantità il prezzo è quello un pochettino più alto, però insomma vediamo. Dopodiché c'è tutta una serie di campioncini. Allora, io ho scelto il Puro Bio Sublime Fondotinta perché adesso te li fanno scegliere. Da quello che ho letto, ascoltato, il video e quant'altro, prima te li mandavano random, quello che capitava se arrivavano. Questo giro, a seconda di quanti prodotti acquisti, ti dicono quanti campioncini scegliere. Quindi, Puro Bio Fondotinta, Siero Gel Viso Lenitivo, sempre dell'Idea, e ho scelto prodotti sia che potevano interessarmi a livello di utilizzo, ma che potevano interessarmi anche a livello di poi di pensare di poterli magari riacquistare se mi piacevano, considerando che appunto abbiamo visto che dell'Idea e Lavera sono marchi con dei prezzi abbordabili, ecco, diciamo così. Quindi questo e appunto di Lavera, che è contenuto invece in questo specie di dépliant, in fondo c'è la crema, e questa è Hydro Effect Day Cream, vabbè, una crema, poi mi leggerò se c'è scritto in qualche lingua comprensibile, no, ecco, tutto in tedesco, sì, tedesco, vabbè, me lo andrò a tradurre con calma. Per finire, piccolo regalino che mi ha fatto il sito, non so, non mi ricordo per quale acquisto, però c'è stato un momento in cui, facendo l'ordine, mi è uscita una schermata dove dovevo scegliere un prodotto, cioè lo stesso prodotto ma in quattro varianti gusto, diciamo così, che è questo prodotto qui, strano, eccolo qui, di questa marca che è una marca nuova sul sito. Io mi sono vista questa roba e ho detto: ma che cos'è una matita? Tra l'altro c'era scritto pencil gusto basilico, uno era menta, uno era, non mi ricordo, pepe, peperoncino e carota, mi sembra, boh, non mi ricordo. Io ho scelto il basilico, perché la menta c'era già qua, non per altro, ho detto vabbè, scegliamo basilico, comunque mi piace, ma non sapevo cosa fosse. È arrivato questo prodotto, insieme a questo talloncino che dietro ha praticamente la spiegazione di come funziona. Praticamente è una matita che noi possiamo andare a utilizzare come matita. Sul tappino qua, praticamente non so se si vedrà dal video, ci sono dei semini, piccoli semini. Loro ti dicono che una volta che l'hai utilizzata, quando è più o meno a questa misura, puoi andarla a piantare nel terreno, bagnarla e a quanto pare ci si aspetti esca una pianta. Boh, sarebbe una figata se fosse così. Non lo so, proveremo. Prima la utilizzerò come matita, anche se è talmente carina che mi dispiace, però sono così curiosa di vedere se effettivamente funziona come cosa che proverò.
E niente, questo è tutto. Questo è stato il mio primo ordine ecoverde. Devo dire che sono davvero soddisfatta perché l'ordine ci è arrivato poco. Tempi di spedizione veloci, imballaggio perfetto. I prezzi comunque dei prodotti sono ragionevoli. Io avendo acquistato con appunto qualcosina di sconto mi è andata anche bene. Sono bene o male contenta di tutto, non vedo l'ora di provare tutto quanto. E sicuramente se mi ritroverò bene, se mi troverò bene con determinati prodotti e se troverò soprattutto degli altri sconti sul sito, acquisterò altro che non ho provato e se mi trovo bene con questi magari riacquisterò anche questi. Intanto il video haul spacchettamento finisce qui, ci vedremo prossimamente con ovviamente le opinioni e le recensioni sull'utilizzo di questi prodotti. A presto e un bacio. Ciao ciao!